al più grande aeroporto della Sicilia, la vicinanza alla città di Palermo in tutto il mondo, e sicuramente il luogo è deputato per attività oltre allo sportivo che nascerà nel nostro territorio in Contrarazzurro, grazie, come diceva Massimo, che lo ha dimostrato dal momento in cui è da quasi un decennio ormai nella nostra Sicilia, portando, prendendo il Palermo a veicolare il nuovo asfalto nella massima serie. E io penso un anno massimo penso che al più presto avremo questa soddisfazione, una soddisfazione da agganciare sicuramente a questo centro sportivo che oggi ha realizzato il progetto dello Stato della Juventus. Quindi grazie per tutti. I livelli alti in cui ci si trova in questa occasione. Il Presidente aveva promesso che il progetto veniva presentato al Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, ai giornalisti, ai ragazzi che fanno sport, e quindi questa mattina è qui con noi per qualcosa di eccezionale, un progetto assolutamente fine, innestato in un contesto di verde. Questi centri sono tutti centri decentrati, non sono centri che sono nella città, sono centri decentrati nelle periferie, in mezzo al verde, dove la squadra sicuramente può approntare quelli che sono i momenti preparatori per affrontare un campionato. Il Palermo sta, quindi io cercherei di non prolungarmi in queste del CONI che ci pregia questa mattina della sua presenza qui nel nostro territorio, il Presidente Caramazza, Presidente del CONI regionale, se non vado errato. Quindi io mi fermerei qui, ringraziando sicuramente per la presenza della città. Carini è una città che nel tempo futuro avrà un risvolto assolutamente di un centro internazionale di ricerca. Il governo, grazie al governo Berlusconi e grazie a Gianfranco Micciche che ai tempi a Palermo, quindi c'è un impegno assolutamente importante, quindi attraverso questa struttura il nostro territorio potrà lanciarsi in situazioni